sì, sono indicazioni per sì. Anche qui comunque. E quelli che invece hanno fatto prima, anni prima, hanno fatto, hanno disperso la cena. Io tengo tranquillamente in casa mia mamma, il luogo dove ho sempre vissuto, e non c'è, sono contento così, sono sicuro che sarebbe contenta anche lei, però ognuno fa le sue scelte. Sì. Ma mi sembra un po' di fuori, poi in un altro papo può anche cambiare idea. Vabbè, insomma, anche la insomma. Adesso non stiamo a discutere molto perché sarebbe parecchio da dire, vabbè, insomma, sono scelte. E sì, è vero, c'è questa indicazione, però qui ad esempio vi posso dire solo statisticamente che soprattutto anche qui al nord è molto in aumento la cremazione piuttosto che la sepoltura, quindi, ma non cambia niente perché tanto poi una persona è nella, appunto nell'aldilà, è anche molto bello che sia una persona, secondo me, poi sono opinioni, che sia con la famiglia o con chi... Mentre se ne stia lontana, poi anche persone anziane magari che devono andare anche tutti i giorni al cimitero, invece noi ce l'hanno in casa, l'urna, però è un'opinione, cioè poi ognuno fa come pensa. Magari è che lì si rientra nella tradizione, sempre oddio se non lo faccio mettere in una tomba che costa svariate migliaia di euro, e poi se non ho una tomba di famiglia che invece ne costa decine di migliaia di euro, dopo 10 anni viene spaccata tutta e devo anche assistere all'esumazione delle ossa, che non è una cosa molto bella. A meno che non si compri una tomba di famiglia, che non è proprio da tutti, poi rimando invece al successo che facciamo in un altro argomento. Quindi, cioè, quindi vabbè, sì. No. Sì, sì, invece la cremazione è molto... Cioè, boh, poi, però sono opinioni, una persona preferisce. Vabbè, comunque... Ecco, questo l'avevo già portati, sì, l'ho portati anche qua, sono per l'unico che va in giro a Milano, no, forse c'è qualche cinese, non so. L'ho già detto che questi qui non bisogna mica portarli, non vogliono farlo, se date, questi soldi finti ve l'ho già fatti vedere, no? Passaporto dell'inferno, biglietto dell'inferno, naturalmente simbolici, e questi soldi finti sacri che uno in realtà si comprano. Si apre il forno taoista di taoisti, non noi, non so, qualcuno è taoista, ma no? Ecco, loro lo comprano e li buttano dentro e fanno poi la preghiera dentro questi fornetti, tipo così a questa altezza, anche più grandi, sono presso all'ingresso di un tempio taoista. Buttando questi soldi finti si allontanano i defunti dalle cose terrene, oppure bruciando il passaporto dell'inferno. Però ci sono solo questi, ci sono anche oggetti di carta molto grandi, per esempio automobili di carta, addirittura ho visto delle case alte così, fatte dei modellini stupendi, tutto sembrano quelli modellini con i bambini, ma molto belli, li comprano e li bruciano completamente. Comunque c'è sempre un risvolto economico. Sì, beh. Cioè, in qualsiasi modo. Sì, sì, sì. Ho portato la scatola dei cellulari finti, no? Anche quello, sì. Cellulari finti. Cioè, addirittura si è arrivato a creare i vari modelli di cellulare da bruciare nel tempio taoista. Cioè c'è la scatola con gli iPhone, c'è la scatola con i Nokia, allora io brucio quello, oppure c'è la scatola delle medicine perché lui o lei era attaccato molto alle medicine, a seconda di cosa voglio allontanare, ecco. Oppure uno che era attaccato molto ai soldi, gli brucio i soldi. Vabbè, Mingbi questi si chiamano. I Mingbi o Jinzi, denaro dell'ombra, sono oggetti di carta o di bambù. Per allontanare i defunti dalle cose appunto terrene, addirittura il passaporto dell'inferno, qui, eccolo qua, vedete? Se uno gli brucia il passaporto dell'inferno non va più l'inferno. Non bisognerebbe portarli a casa come ho fatto io perché portano male, poi in effetti, vabbè, io li ho portati a casa. Vabbè. Questi vanno bruciati subito, quindi non fatelo se andate là a Hong Kong o in Cina. Lei deve mettere un cornetto napoletano. Io mi sono comprato tutta la scatola delle medicine finte, i cellulari finti, cioè mi sono riempito di sfortuna, secondo voi.
Dopo averle, dunque, questo abbiamo detto. Poi, chiesa inferno, la chiesa non cita alcun nome di chiesa cattolica, non cita alcun nome di persona che sia con certezza l'inferno. Molto bella sta cosa, no? Non fa nomi. Non si può sapere se un pentimento possa essere giunto anche agli ultimi istanti di vita, come narrato nel Vangelo, per uno dei condannati alla crocifissione. Solo Dante Alighieri, nella Divina Commedia, fa dei nomi, secondo lui, di persone che lui riteneva fossero dannate, ma non la Chiesa. No? La Chiesa fa, cattolica sempre, fa nomi certi di persone solo per il paradiso. Quindi non esistono i nomi di dannati sicuri, nomi di beati sicuri sì. Questo vale per tutte le chiese cristiane, ortodossi, cattolici, anglicani e protestanti. Papi pontefici all'inferno. Secondo Dante Alighieri ci sono 6 papi all'inferno. Nella Divina Commedia sono Niccolò III, nella Bolgia dell'ottavo girone dell'inferno, per i simoniaci, venditori di cose spirituali, Bonifacio VIII, Benedetto Caetani, sono tutti italiani, Papa Clemente V, Clemente V c'è anche, Bertrand de Goot, Benedetto VIII è citato anche nella Bolgia VII per i consiglieri fraudolenti, Papa Silvestro, Anastasio II con gli eretici, Celestino V, Pietro Angheleri, che nell'antinferno con gli ignavi. Che fece il grande fiuto. Ecco, poveretto, e poi gli si è anche distrutta un po' la sua tomba, perché all'Aquila gli è crollata la basilica sulla tomba. Non tutti, il suo nemico era però... Sì, perché non tutti i papi sono a Roma. Bonifacio VIII, cioè il nemico di Dante, di Gianni, era Bonifacio VIII, che è quello che lui odiava per motivi anche più personali. Quindi in realtà c'è un Papa Santo che è Celestino V, che però secondo Dante invece è nell'antinferno. Cioè Dante era un pochino più rigido su questa cosa. Sì, è sepolto all'Aquila, non tutti i papi sono al Vaticano, per esempio Celestino V. Martire, ho già detto, martiri. Martire vuol dire testimone in greco. È una delle massime aspirazioni per ogni uomo musulmano, non solo fondamentalista. Si chiama Talab al-Shahada. L'aspirazione a diventare un Shahada, un martire. Questo a differenza del martirio cristiano, che significa perdere la propria vita a causa della fedeltà a Cristo, ho già detto prima, questo fa perdere anche la vita ad altre persone in nome dell'Islam. No? Non tutti, i martiri islamici. Pronti a morire... E dunque, il conflitto palestinese israeliano-palestinese ne ha conosciuti molto negli ultimi anni. Campi specializzati addestrano giovani celibi pronti a morire in mezzo ai discendenti di Davide, ebrei, imbottiti di esplosivo per la causa dell'Islam. Un martire già puro morendo per l'Islam, uccidendo altre persone, ha il paradiso garantito. Non un paradiso qualsiasi, l'ho già detto, uno molto sensuale. Invece i timorati di Dio saranno un luogo sicuro fra giardini e fontane, questo è Corano, citazione, rivestiti di seta di broccato, faccia a faccia, così sarà, e daremo loro in spose fanciulla di grandi occhi neri. Proprio questo è nel Corano scritto pari pari, sto citando. E là chiederanno ogni sorta di frutti, ne godranno sicuri. È nella sura del fumo, che è una delle sure, cioè capitoli del Corano, questo è il 96. Nel cristianesimo invece, tutte le chiese cristiane, invece il martire è un testimone, il greco martirion, della fede e a costo della propria vita. Il detto vita, morte, miracoli, che voi avete già sentito nominare, deriva proprio da questo. Come una persona ha vissuto, come è morta, e nel caso bisogna fare un processo di canonizzare una persona santa nella Chiesa Cattolica, gli ortodossi hanno santi storici, non ne fanno più di nuovi, protestantesimo no, la Chiesa invece cattolica produce sempre molti nuovi santi, cioè ne canonizza nuovi, si va a vedere se ha fatto un miracolo per intercessione, tranne se è morto martire, non c'è bisogno. Quindi vengono infatti esaminate la vita, il momento della morte, o meno un miracolo per un avvenuto per la sua intercessione. Per i martiri il miracolo non viene più richiesto, già detto, da Paolo VI in poi. L'ultima martire canonizzata in Italia è la dodicenne Maria Goretti, l'ho detto prima. Defunti da avere, non fatelo a casa. Nella religione tribale degli Yanomami, avete amici Yanomami su Facebook? Comunque gli indigeni Yanomami del Sud America non seppelliscono i defunti, se li bevono, li cremano e mescolano le ceneri con una bevanda al gusto di banana, alla banana.
Il parente più prossimo poi beve questa miscela, in questo modo lo spirito del defunto è soddisfatto e non torna a tormentarli. E io ho messo punto, non provate a cercare. Paradiso islamico, ah ecco sì. Le curi, vabbè questo ormai ho già detto tutto, dunque. Ah sì, per le donne, esistono i ghulam, che sono questi, però non c'è molto nel Corano, che secondo la tradizione islamica ci sarebbero anche questi ghulam. Dunque, le uri sarebbero giovani ragazze perennemente vergini, il cui compito sarebbe quello di ricompensare l'uomo arrivato nel paradiso. Vi risparmio come. Sempre secondo la tradizione, i giovani avrebbero la capacità di concepire e generare. Nel Corano la parola hur indica le giovani fanciulle vergini promesse ai credenti. La radice di questa parola è collegata all'idea di bianchezza, in particolare i grandi occhi della gazzella, e al contrasto tra il bianco e l'occhio e il nero della pupilla. Va bene. Quindi che motivo in più per fare alcuni fanatici, vabbè. Secondo me c'è qualche imperfezione di traduzione. Sì? Che si tramanda. Uh-huh. Donna reincarnazione. Spiace brutte notizie qui, ma l'ambasciatore non porta pena. Nel buddismo, secondo il buddismo storico originario, poi anche qui ci sono una marea di ramificazioni. Il canone si chiama il canone Pali, questa scrittura buddista. Delle scritture buddiste, un essere se reincarna donna se ha fatto qualcosa di grave nella vita precedente. Esiste il detto: ho ottenuto un corpo di donna perché ho commesso il male in una passata esistenza. Risurrezione, cristianesimo. Ecco, come sarà il corpo? Non so se interessa, se no passo avanti. Interessa anche quello? Vabbè, comunque rapidamente, ci sono tre ipotesi teologiche, sono solo ipotesi perché qui nessuno non c'è mai stato. Allora, il corpo, dunque, la prima ipotesi è l'identità materiale, cioè perché il corpo sia numericamente lo stesso, si richiederebbe che fosse composto da stessa materia. Cioè, cosa vuol dire? Dopo il metabolismo sudante del corpo umano, il mio corpo attuale ha rinnovato totalmente la sua materia da come era 7 anni or sono. Quindi, secondo questa teoria teologica, la persona si reincarna con il corpo nel momento dell'età di quando è morta. Quindi sarebbero, non so, dipende dall'età. L'identità formale di Alois Winkelhofer. Di fronte a un cadavere che comincia a corrompersi, Dio sottrae e conserva separatamente questa sostanza non fenomenologica del corpo. Anche qui poi ci sono i corpi cremati. Sì. Vabbè, comunque. Il cadavere, rispetto alla sua continuità fenomenologica, non sarebbe più in questo caso il mio corpo. Partendo dalla sostanza non fenomenologica, il mio corpo, Dio ricostituirebbe il mio corpo risuscitato. E appunto la permanenza di questa sostanza, l'identità sostanziale, farebbe sì che sia il mio corpo e non un altro. Cioè noi ci riconosciamo in questo corpo. Cioè sentiamo nostalgia di qualche cosa di umano, probabilmente. Adesso qui. E quindi, secondo queste tesi, Dio dà un corpo ultraterreno, oltre l'anima che è già beata per i beati, no? Anche qui, mistero del male. Possiamo iniziare? Che cos'è il male? Questo riguarda tutti, anche i non credenti, perché che esista il male penso che lo credano tutti, anche basta vederlo, no? Insomma, cioè non è un dato di fede, è un dato di fatto. Allora, il bene e il male che cos'è? Il male è assenza di verità e di bene. Bisogna vedere che cos'è la verità e il bene, no? È inganno, falsità, ciò che rende una persona meno uomo, meno donna, no? E anche qui, chi è un vero uomo, una vera donna? Poi adesso noi discutiamo come la prossima volta ci vediamo. Difetto, il male è un difetto. Se questo, gli occhiali, manca una stanghetta, questo occhiale non è funzionale, ed è difettoso, è rotto. Gli occhiali devono avere due stanghette. Questo per gli oggetti è facile, ma come deve essere veramente una persona umana perché sia buona, brava, giusta, vera? Beh, anche quello si potrebbe arrivare, cosa dite? No? Per esempio, tutto quello che crea sofferenza all'altro non è mai buono. Se io infliggo sofferenze fisico-psicologiche, è universalmente accettato che io non posso essere, almeno in quell'atto, in quel comportamento, una persona brava, buona. Sapete, ci sono delle... c'è una piramide, la piramide di Maslow, dove lui identifica delle esigenze universali. Alla base la sopravvivenza,
e poi non mi basta. Poi ci vuole la sicurezza, poi ci vuole la stima mia e la stima degli altri, poi ci vuole la socialità e poi l'autorealizzazione. Di questo è comune a tutti. Se io nego queste cose a me stesso o agli altri, sicuramente commetto qualcosa che non va. No? Altrimenti non avremmo più termini di paragone. Chiunque è relativamente buono o cattivo, allora anche il dittatore. Non possiamo dire perché nega un'esigenza fondamentale dell'essere umano, che è quella della libertà. E quindi sicuramente possiamo, c'è un male universale, un bene universale. Poi all'interno di questo c'è una miriade di visioni religiose, ma anche laiche, di cosa può essere buono o cattivo, addirittura giuridiche poi, no? Però esiste un bene naturale, no? Quello che poi i filosofi chiamano jus naturalismo, cioè l'essenza naturale. Ma nessun... Prego. Se il male è necessario anche, perché secondo alcuni filosofi greci che parlano della, diciamo, dell'essere necessario del male, perché sono il bene non si scende se non ha contatto con il male. Per esempio, ma che cos'è il bene e il male? Bellore parlava di un dualismo di bene e male, odio e amore, che porta avanti il mondo, cioè una forma dialettica. Purtroppo il nostro tempo adesso è finito. Per esempio, la prossima volta dovremo anche, per esempio, sapete che c'è questo libro? Ecco, tra gli oggetti ho portato quello dal di là, ho portato questo. Questo è il libro che usa l'esorcista, insieme poi con l'acqua benedetta, no, perché si può comprare, ma non si può usare, no? Lo usa di solito questo esorcista per compiere questo rito, no? Però pochi possono, sono autorizzati, tutti nella mia chiesa cattolica, solo i vescovi e alcuni preti autorizzati dei vescovi. Pensate che è stato istituito un numero verde 2 anni fa, della questa diocesi di Milano, il numero verde sulle richieste per esorcismo. Cioè è esponenzialmente. E questo è l'esorcismo supplicazione qui Busdan. E anche quello poi eventualmente se vi interessa parliamo anche di questo. È da poco che è morto un cardinale che era, diciamo, il più bravo esorcista in Italia. Sì. Beh, no, un sacerdote, padre Amos, non sbaglio. Sì. Padre, no, ma non era un signore, no. Era un... No, un sacerdote esorcista. C'è parecchio da dire, la prossima volta. Le regioni, torniamo il 16. Mentre per la comunicazione il successo va a finire il 20 di gennaio. Quindi facciamo il 16 gennaio ancora le religioni. No, il 16 religioni. Il 23 no, no. Il 6 gennaio no. Il 13 ancora le religioni. E il 20 comunicazione successo. Grazie. Grazie.